raccomando, playerini, vi ricordo di supportarmi su Fortnite usando il mio codice creatore Tecnoide96 per ogni shop che farete nel negozio oggetti. E mi raccomando, se shopperete usando il mio codice, fate lo screen, mettetelo su Instagram, taggatemi così da finire nei miei prossimi video di Fortnite. E bello a tutti, playerini miei, benvenuti in questo video. Come sempre sono Tecnoide, siamo tornati con un nuovissimo minigioco su Fortnite nella creativa delle montagne russe, ragazzi. Oggi siamo nella creativa delle montagne russe insieme a Jack e Sakiro. Vincerà chi collezionerà più monete di noi seguendo tutto il percorso senza barare. Siete pronti, ragazzi? Let's go! Allora, per il momento dice di andare piano, eh. Mamma mia, queste montagne russe sono fatte troppo bene. Guarda, 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 guarda. Zero monete prese per adesso. Ok, io sono sopra, voi? Idem. Ok, bravi, vai, bravi. Sono gli anellini. Ok, io sono al centro, sono primo perché... Come? Ok, sono primo. Mamma mia. Ma oh, ma chi è che mi risupera? Ma mi sono scordato... Io. Ma allora, tu sei dietro di me e c'hai più punti. Ho scordato qualcosa. Dietro, sai che, aspetta, noob non ha preso la stella. Forse sono io che non l'ho presa, sai. Non ci credo. Ma io guarda che ho seguito il percorso perfettamente. Qua ragazzi bisogna usare il rampino, mi sa, Bisogna certo next level. Sì, devi mirarti là. Dai, oh, ma l'ho usato. Bring yourself to the next track. Questo è anche swing. Mamma mia, sono terzo, ma c'ho solamente due monete. Ma com'è possibile? Use the grappler. Allora, qua devo usare il coso. Fa vedere. Ok. Ah, ok, qua dovevo... Ma a chi è che mi sono attaccato? A me. Ok. Hai capito com'è, Tec? Hai capito. Quelle palline che ci sono alla fine, sono la fine del percorso. Tipo io mo sono alla fine del primo percorso. Bravo. Che c'è quella pallina tipo... Solo che bravissimo, non la riesco a prendere perché è l'ultima e la più difficile, giustamente. Ma perché io continuo a essere ultimo, che ho fatto lo stesso vostro percorso? Ma io sono maledetto in ste robe. Allora, mo... Ecco, guarda qua che non mi si attiva manco bene. E fino a qua ci siamo. Look straight, guarda dritto. Guardiamo dritto. Sono salito sopra. Jack, a dove stai? Qua dove c'è wait for it, là sono. Ok, sto andando avanti, ragazzi. Vai, wait me. Vai tutto dritto, attaccati alla palla e poi scendi sotto. Ah, minchia! A sta palla enorme? No. Sì, ti attacca e scendi sotto. Mamma mia, è spettacolare. Ma mi devo attaccare? Ultimo piano. Ma mi sa che scendo sì, sotto senza. Sì, cadi attaccare in centro. Ok, vabbè, per andare per cercarti. Oh, sono secondo. Scendi tutto sotto e prendi il boost. Bella. Oh, dai, ci sono, Jack. Venda più perdono, levati che ti sto arrivando addosso. Guarda poi qua, Mr. Technoid, Mr. Roller Coaster. Gira a destra. Vai. Poi? Vai. Qua sono io dietro. Ah, poi... Dai, oh, ma... Sto secondo terzo. Pure io sono terzo. Monetina. Ah, è Jack il primo? Certo, capolista. No, ma dai, ma c'è la mia palla, regà, vi giuro che non riesce a salire. Guarda qua, bello. Figurati quella... Dai, è uscita pure fuori strada. Non è molto... Oh, ma non sale, ok, è salita. Andare piano piano. È salita. Piano. Vai, sto andando dritto. Io sto continuando il percorso. Guarda che figata che ha creato questo. Mamma mia. Ma secondo voi, ma quant'è che ci ha messo? Cioè, ogni pezzo, guarda che l'ha dovuto attaccare con l'altro. Cosa? Ora ci sono le tre strade. Io prendo una moneta, torno indietro, prendo l'altra e poi prendo l'altra. Che schifoso, dai, ma così è barare. No, dico, lo devi fare per forza, per prenderlo tutte e tre. Perché non lo è per prendere se no tutte e tre. Ma secondo me tu stai barando, Portano a... No. Tutte e tre queste strade portano alla stessa strada. Però per prendere le monete devi prenderle tutte e tre, capì? In che senso? Uè, portano tutti in quella strada diritta, poi.
Ah, perché c'è una che c'ha il muro. Appunto, sono tutte e due col muro, quelle laterali. Ah, però ho capito. Questa cosa è che non avevo capito prima. Io pure. Ok, presa una, aspetta che sto tornando indietro. Piglio l'altra. Tutte e tre muore in centro. Io vado avanti. Questa c'ha il muro. Ok, io vado al centro. Ingorgo stradale. Oh, aspettate, brutti infami. Madonna, sono terzo, che schifo. Come fanno questi? Secondo me io mi sono scordato qualcosa all'inizio. Guardalo qua, Yext. All'inizio. Guarda qua, Yext. Che curva che ho fatto. Ma è peggio della speed sta roba, eh. Allora, aspetta. Giro della morte. Try to keep the momentum. E che vuol dire? Qua devi usare il rampino. E come fa? Non andare troppo in alto. Non andare troppo in alto, perché stanno pure i rampini alti. Oh, quelli ma dove sto? Ecco. Ma sta roba? Attento, prendi questi bassi prima. Attento, Jack, a quello che dice, perché poi si spacca la mascella. Keep the momentum. Così? Ho fatto il momentum io, eh. Mamma mia, ma questo che è tutto dritto. Ma questo è alla fine, mi sa, quello che è. Se è sceso tutto in basso è l'ultimo. Prima devi andare fino a lì con i rampini. Fino alla torre. Alla torre? Ui, che c'è la freccetta. Quello all'ultimo quando scendi in discesa che prendi tutte quelle monete. Allora aspetta che ritorno indietro, come hai detto te. Sono esattamente dov'ero. Dice... Vai, vengo pure io là, vediamo. Da qua dice keep the momentum. Che è moment act. Mi attacco, scendo. E mi fa andare solo dritto. Vedi? Dove sei? Aspetta. Sono pure. Ed è totalmente dritto dopo. L'ho visto, tipo. Come cazzo? È così che si fa, eh. È per forza. Dai, ma non ci credo. Oh cazzo, mi sta chiamando a profe. Oh, perché? Guarda che non... Ok, sono entrato. E poi? Devo prima pigliare questo e andare su. Oh, ok. Ora è facile. Trovato la strada giusta io, eh. Ciao, ragazzi. Io vado. Le sghere. Mi ho perso di nuovo. Sei stufato o sei dimenticato di mettere script? No. Beh, mo da qua andate e minchiavoli. Mo da qua fate voi. Non è molto, ma è una risposta onesta. Ragazzi, sono in alto. No, ragazzi, c'è impossibile far sta roba qua. In così poco tempo, ma non è chiaro, cioè non ti spiega bene dov'è che devi andare. Vai. Ho preso questa qui, dai che almeno passo secondo. Vai, sono secondo. E poi? Che? Ma non lo so. Non lo sappiamo. Ce la sto facendo, mi sa, eh. Dove minchia ha spinto sto coso? Calma, ce l'ho fatta! Calmati. Madonna, cosa ho fatto, ragazzi? Parkour estremo. Vai! Ce l'ho, ragazzi, ce l'ho. Oh, vai che ce l'ho fatta. Oh, ma perché mi fa ritornare su? No, ragazzi, no, è fatto male sto percorso. Cioè, è bello e tutto, però non è chiaro. È bello all'inizio. Ah, ho capito dov'è, ho capito, perché io sono sceso al piano più in basso, ma non è lì che dovevo andare. Presa. Oh, sto andando sull'imbuto. Vabbè, userò il rampino. Ok, forse ci sono sull'imbuto. Ci sono. Vai. Preso, sono a 53. Sì, ma mi ha fatto di nuovo rifare tutto. What the fuck?
Non si capisce più niente dove dobbiamo andare, ragazzi. Cioè, stiamo girando in tondo da 20 minuti. Perciò io direi che ha vinto lo sport. Detto ciò, ecco, si è pure concluso il tempo. A pari punti. Io vi chiedo di lasciare un pollice in su, però soprattutto vi prego fate questa mappa qui, perché noi non abbiamo capito come procedere. Takeshi's Castle ha vinto lo sport e direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella playerini. Non si capiva niente.